Live Social. Parte la magica notte di Radio Lombardia, bellissima gente, siamo sempre qui sulla frequenza 100.3 con Live Social. Questa sera diamo il benvenuto, nonché appunto la buonasera, a Livio Caiulo e Eric Ferreira Macedo, rispettivamente titolare scultore dello studio Caiulo. Buonasera. Sì. Sera, ciao. Ciao. Allora, partiamo da te Livio, raccontaci un po' quando hai fondato il tuo studio. Sì, nel 95 ho avuto l'idea di fornire i primi prototipi in scultura per le aziende che avevano bisogno di realizzare poi una successiva produzione. Mm-hmm. E quindi potevano essere o statuine dei fumetti o decorazioni o miniature o articoli religiosi, bigiotteria, souvenir turistici, di tutte queste cose qua noi facciamo la prima scultura per poi realizzare la produzione in serie. Fantastico, bellissimo, molto bene. Le realizzi anche te, cioè sei comunque scultore pure te? Sì, 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 io sono proprio uno scultore e faccio tutte queste cose a mano, usando creta, cera, plastilina, resina, e tutte queste cose qua vengono scolpite a mano seguendo l'idea del cliente o il disegno del cliente o le foto dei clienti. Ho capito, molto bene. Adesso ripassando la parola a te, Eric, sì? Anche tu in qualità di scultore, innanzitutto, quando è nata la collaborazione? Sì, con Libri? È nata verso il 2016, facevo la scuola Cova dove si lavorava con l'argilla e lì ho capito di essere abbastanza predisposto per la scultura. E dopodiché mi hanno indirizzato a fare lo stage da Livio Caiulo. E poi dopo la scuola è nata la collaborazione, dove appunto ho potuto imparare altre tecniche diverse con altri tipi di materiali per la scultura, come la plastilina, stampi in gomma siliconica, stucchi bicomponenti e tantissimi altri materiali che non ero ancora in grado e non conoscevo bene, anche tecniche e strumenti diversi per appunto la scultura in sé, che è veramente molto difficile e non credevo fosse così. Anche le tempistiche è veramente complicato, ma comunque sto imparando e ormai le tecniche le so quasi tutte. Benissimo, bene, bene, molto bene. E invece per quanto riguarda la vostra produzione, Livio, insomma, anzitutto voi avete un negozio fisico, cioè un e-commerce? Sì, sì, abbiamo un laboratorio a Porta Venezia, dove siccome facciamo generalmente sculture piccole le modelliamo lì. Lì sì. Vengono i nostri clienti, ci portano i disegni, le immagini e li modelliamo lì. Nella stessa via abbiamo anche un altro spazio eventualmente dove fare delle sculture un po' più grandi. Oppure a volte quando non c'hanno immagini noi facciamo lì noi i disegni, visto che lui faceva l'illustratore. Io comunque ho fatto anche la scuola del fumetto, quindi stage lì. E allora a volte quando non sanno come o non trovano immagini o foto, facciamo diamo dei disegni, degli abbozzi, con le descrizioni, e poi dopo partiamo con la scultura in sé. Quindi, come giustamente ha detto Livio, voi utilizzate vari materiali? Sì. Dalla, non so, resina, creta? Sì, anche cera per portare dopo in fonderia quando vorranno magari delle sculture fatte in bronzo, in certi altri tipi di metalli, no? Tutti i metalli, bisogna fare prima la cera, poi in fonderia fanno un altro stampo per il metallo. E quindi si parte. Se no, noi realizziamo prima il modello in plastilina. Microfono. In plastilina il modello e poi lo stampo in gomma siliconica. Lo stampo serve sempre per fare le repliche, in genere in resina, che poi vengono dipinte a mano. Ho capito, molto bene. E tutto si parte appunto dalla plastilina in sé. Ok, per quello che quindi... ho capito. Sentite, ma avete pregato dei progetti per il futuro, qualcosa che bolle in pentola? No, quelli ce li abbiamo sempre, perché noi facciamo le idee, realizziamo le idee dei nostri clienti e vengono a portarci sempre delle nuove idee. Sì. Possono essere pezzi di anche decorazioni di mobili, pezzi di design, lampade, un po' di tutto. Anche restauro, no? Anche quelli, a volte sì. Ci capita anche di restaurare certe cornici oppure statue, e quindi ci credono anche quello. E
i lavori più difficili sono quelli grandi, quindi a volte ci chiedono anche sculture grandi e c'è tutto un lavoro più, molto più difficile, e prima bisogna pensare bene, altrimenti è come un'equazione, se parti già male dall'inizio poi verrà tutto male. Assolutamente. Quindi... molto bene ragazzi, vi porto i vostri contatti, possiamo trovare il numero che è il 347 31 40 238, così come l'indirizzo ovviamente che è, giustamente operate appunto come avete detto poc'anzi in Porta Venezia, Livio Caiulo @libero.it l'indirizzo mail, Scultura Milano Studio Caiulo Action Figures la pagina Facebook, mentre The Trendy Sculptures l'account Instagram, e il sito web ovviamente ultimo ma non ultimo caiulolivio.it. Ragazzi, a questo punto vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E aver riportato la vostra realtà. Volete salutare qualcuno in particolare o aggiungere qualcos'altro? No, niente. Saluti in generale. Anche noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Grazie ancora. Bene, grazie. E noi Marmaglia torneremo ovviamente tra pochissimo, perché la notte è giovine. Saremo sempre in vostra compagnia fino alle 3 di mattina, sempre sulla frequenza 100.3. Vi aspettiamo con un'altra nuova intervista da non perdere. Tra poco. Live social.